Green, the world is green. Lo stiamo mettendo un po' a fuoco piano piano. Vai piano, questo verde è tremendo, segna tantissimo. Allora, torniamo qui perché adesso comincia a esserci bisogno di più tono qui. Allora, e continuo con questo colore, che sia un po' freddo, però qualche punto freddo c'è. Per esempio qui c'è una zona decisamente. Adesso sto lavorando con delle matite piuttosto morbide, poi devo ripassarlo tutto con matite dure. Ah, ma so qua. Vecchio trucco da illustratore. Perché con le matite dure è un po' come... Io questa cosa la consiglio pure con i disegni a grafite. Chiaramente tutto questo io non lo posso fare, cioè non posso fare zone omogenee perché è tutto a macchie. E su questa palla ci sono almeno 6-7 verdi, dei gialli. C'è di tutto. Questa cosa non mi piace, me la levo. Ah, ci ho dato il marrone. Non lo leverò. Sì, si leva. Ecco fatto. Ok, e qui c'è una zona più scura. Macchie, quella scurissima, chiarissima, bisogna andare piano piano, piano piano, piano piano. Era un po' cauta, fredde, calde, poi sì, c'è di tutto, molto bello. Beh, bello per quello, d'altronde l'hai scelto per quel motivo lì.
Adesso un po' l'ho imposta, non so se si vede, no? Un po' che ho cominciato a dare a questa esplorazione dei verdi. Chissà perché i verdi in questa vita mi stanno perseguitando. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.